Buongiorno, terzo giorno oggi terzo giorno. Wow, secondo, Sì, terzo, uno è stato dipende dai niente, punti di però. vista. E niente, allora, ieri sera novità, ho preso altre due tinte, quelle colorate. Le vuoi Ossessione, cambiare? ma non le userò, sono sicura per come sono fatta io. Le Sì. prendi, poi le usi per un periodo, poi... Via. No, dipende, cioè... Devo vedere un attimo. Ho preso. Allora, vi elenco tutti i colori che ho Oh, non mi preso. riprendere. Pensavo volessi essere ripresa. Allora, ho preso un viola, un lilla blu che è stupendo quello. Fucsia, rosa pastello, bordeaux viola, che quello è stupendo. E poi che manca? Il viola normale. No, il viola normale. Ah, è blu, è blu. E penso l'unico che non userò è il blu, perché c'ho paura che mi diventa verde, visto che alcuni di voi me l'hanno anche scritto, io giallo sospettavo. Se vuoi qua li mettono, no? Sì, senti qui. Ecco il Montanaro. No, non lo so. Mi pare, ce l'avevo io. Classico Montanaro, bellissimo. Sì, certo. Sono Vai. bellissimo, avrei qualche dubbio, ma... Vi vado a fare la coda. Questo Oddio. è il trucco di oggi, fa cagare. No, trucco di oggi. Non basta che non siano Vabbè. persone. Pensavo Quindi ci vediamo dopo, persone. speriamo che non è come ieri. Certo. Dovrebbe essere qui. Ma non c'è. Oh no. Dai, 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 dai. Sì. Allora, dopo 800 ore di camminata in salita, eccoci al lago del cavolo. Che pizza. Stavo per svenire. Cioè, era tutto in salita, morta. No, però il lago è bello. Io ora ciao. Vedete qua, adesso stiamo sopra la diga praticamente, vedete? Questo qua. Scusate se questi giorni farò il mal di mare. Allora. Contate che mi sono dovuta mettere questo perché ho fatto un po' freddo. Perché qua stiamo a tipo 2000, tipo, e allora io non sono tipo sportivo. Mi piace fare queste cose, però se tu mi dici che non c'è la salita e c'è la salita, a me mi rode, capito? Non so se ci siamo capiti, quindi mi dà abbastanza fastidio tutto qua. Però io lo faccio, cioè, perché l'ho fatto, perché sennò rimanevo là, quindi... Cioè, ora sono io che cammino. Io sono quella meno sportiva di tutta la mia famiglia. E loro sono lì. Più che altro sai che è? Perché più vai sopra, più ti manca l'aria. Quindi a una certa... C'è un cane enorme, troppo bellino. Io immagino quando fa quella salita. Non mi immagino. Qui ci sta. L'altro è. Lo so, l'ho fatta. Ho fatto quella panoramica. Allora, scusate il mal di mare in questo pezzo. Stiamo tornando giù. E sta anche piovicicando. Non so se si vede qua. Andate a flex, ecco. Poi se io sono già raffreddata, se mi prendo l'acquazzone va a finire che mi prendo la febbre dopo 5 anni che non mi è mai venuta. Quindi... Oddio, mi ammazzo su questi... Siamo noi, stiamo tornando quasi tutti, quelli del nostro hotel. Comunque non so se vi ho detto che oggi dobbiamo fare la bracciata in pratica, cioè siamo venuti qua per fare la bracciata. In realtà dovevamo farla domani, solo che dovrebbe piovere. Ecco, ma anche oggi. Però vabbè, infatti ieri sera mi hanno fatto i boccoli, infatti se avete visto nel vlog di ieri. Però, cioè nel senso... Mi sono ricosati tutti i boccoloni adesso, i miei capelli miei perché si sono bagnati e asciugandosi si sono... Solo che praticamente abbiamo visto uno scoiattolino e c'era un gattino che ci seguiva. Troppo carino. No, vi prego, siamo arrivati. Noi siamo partiti da là prima, abbiamo fatto praticamente là, 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 fino alla casetta. Ma in salita fatevelo voi. Ma più che altro... Faccio più Seri, non te lo gente. No, questa è consiglio. stata più piacevole perché è in piano, cioè non è proprio in discesa, però non è così Beh, alla discesa. fine ce Non è, l'abbiamo fatta, dai. è così.
Beh, è importante appunto che ci siamo arrivati. Comunque... Prendere l'acqua? No. L'acqua anche qua? No, eccolo. L'acqua dei pei, oddio. Sa di sangue. Eccola, tappa. Eccola. Ora come mammina. Praticamente mio padre ce ne ha bevuto 4 bicchieri, c'era scritto effetto lassativo. E in effetti si era fermato 8 volte in mezz'ora, quindi... Ma effetto Tiny Tea. Guardate che pezzo è pieno di ruscellini. Cioè ogni tanto ce ne sta uno, no? Commento? Bello. Li prendo io? Ci siamo persi Andrea. Andrea. Oddio, poi mi chiedete perché io li chiamo per nome. Non lo so, perché ormai ho preso sta fissa di li chiamo per nome. Ogni tanto perché faccio papà pa, è... ma, panema, no, panema. Papino. No. Così, giusto per distinguersi. Tutti lo chiamano mamma e papà e nessuno lo chiama per nome. Beh, quindi... Oddio, che cos'è? Oddio, un tronco. Pensavo fosse una capra girata di cuccola. Di cagola. Comunque, quindi adesso... Vedi lì quella... Ci stanno tutte le panchine da dove siamo partiti prima quando siamo arrivati. E quindi andiamo, ci sediamo là perché le gambe ormai vanno da sole, cioè nel senso. Ormai vanno da sole, quindi. Poi mia madre è andata su a fare l'altro pezzo di passeggiata. Come e no, cioè se non c'era sto vento e sta temperatura magari lo facevo pure io, però. Ma le mani con due. No, il naso non me lo sento più. Pure le guance. Le guance. Vabbè, meglio di stare a Roma che faranno 86 gradi. Come ieri nella sauna, 89 gradi. Gli occhiali mi si stavano per sciogliere. Cioè, dico solo questo. Comunque, vedete, questo è il posto del picnic. E quindi ci vedremo quando sarà fatto il picnic. Hai visto quelli che c'erano la borracciola al collo? Dopo lo faccio vedere meglio. Che stanno facendo là? C'è sempre mio padre qua in mezzo, devo dire. Sempre in mezzo. E lì ci stanno facendo la faccia. Vedete qua com'è? Così. Sono le cose. Commento a caldo. Nessuno mi fa il commento a caldo. Spettacolare, buonissimo. Non vediamo l'ora di mangiare. Ci siamo persi, ma tutti tornano. Mamma mia, no. Ecco il nostro pranzo di oggi. Ora vi faccio vedere il mio outfit per la montagna. Tutto nero. Perfetto, si vede. Ora te lo dici con l'ora. Ho detto, pure il museo di questo. Allora, adesso stiamo andando a vedere se possiamo andare a vedere il museo del 1518, che è la vabbè, prima guerra mondiale. E io ad esempio quando sono andata a terza media al campus scuola al campus scuola c'era il museo, un museo che era enorme, una brandona enorme della guerra, c'era anche il filmato, tutti a dormire. Io invece a me mi interessano queste cose. Carino. Guardate, tutta la nebbia. Lo mettono sotto. Guardate la nebbia. Oh, cacchio. Passami sui piedi. Infatti. Commento a caldo. Ti piace questa città? Bello, bello, bello. Ti piace più Scanno? Beh, quello è bello. Scanno è più di buono. Queste casette hanno tutti questi tronchetti qua giù. Fuma, fuma, e fumatene un'altra. Guarda che prego sulla lucetta accesa, quel sottotetto, che figata. Mamma che morta. Senza che mi prendete per pazza, sembra sanitario. Guardate qui, ho preso le babucce. L'unica persona entusiasta per delle babbucce. Quindi ora oggi abbiamo parcheggiato qua sopra e di solito vi faccio vedere dove parcheggiamo perché non c'è posto, visto che oggi adesso sta pioviccicando praticamente. Non so come farvelo vedere, però fidatevi che sta pioviccicando.
Stanno tutti dentro, nessuno è andato fuori, passeggiate, bla bla. Ecco, di solito parcheggiamo qua. E sono le 6. Che ore sono, Giorgia? Che ore erano? Quando? Adesso. 6:36. Sono le 6:30. E noi alle 7:30 di solito andiamo a mangiare, 7:40. Qui adesso credo che mia madre si voglia fare un bagno in piscina, ma non ne sono così tanto sicura. Magari piove. E io vado in camera a riposarmi, che questi giorni ho sempre mal di testa perché qua fa troppo freddo. Vedete qua, questo è il ristorante. E questo appunto è l'hotel. La nostra camera è quella lì, praticamente. No, vi prego, guardate cosa sono. Velocissima, faccio l'outfit. Allora, questa è qui, la collana, i leggings, quelli neri normali. E ho finalmente rimesso le mie Dr. Martens, perché a Roma questo tempo quando me le rimetto. Quindi questo così. E il trucco, aspettate, ve lo faccio vedere. Questo rossetto chiaro, poi la matita verde e la mascara, c'è niente di che. Questa collana qua. C'è la mia reflex molto bella.